Madre Maria, luce del divino femminile, di Galaxy Girl, 17 luglio 2023. Vi invio rose rosa della luce più alta, che scendono a cascata intorno a voi. Cari figli, per quelli di voi che sono esausti, rincuoratevi. Sentite il mio amore intorno a voi. Sentite il rosa più rosa della rosa. Permettetegli di entrare in voi. La luce del divino femminile non sarà offuscata. La luce è arrivata e risplende dentro di voi molto più luminosa di prima, perché il vostro mondo sta diventando più luminoso. So che forse siete stanchi di sentirvi dire «presto» e «continuate così, state andando meravigliosamente», ma è tutto vero. State facendo un lavoro splendido che sta rendendo possibile il completamento di questo progetto grazie a tutto il lavoro pesante che state facendo sul campo. Figlioli, sono molto orgogliosa di voi. Sono vostra Madre Maria, la Dea incarnata. Cammino in mezzo a voi in molte forme, perché voi siete le mie mani e i miei piedi. Anche voi siete dei e dee incarnati, che vi piaccia o meno pensarvi così. Non ne annulla la veridicità. Siete ancora ciò che siete. Nessuno può cambiare ciò che è, ma può credere di poterlo fare. La vostra società ha etichettato erroneamente i luminosi fin dall'inizio dei tempi, quando il costrutto della matrice temporale ha iniziato la sua compressione. Questo è l'elevazione. Avete sentito l'esaltante libertà del tempo flessibile ultimamente? Non siete più bloccati. Avete la capacità di cambiare la vostra realtà. Lo sapete e, a causa delle energie, diventerà più di una conoscenza innata, mentre vedrete cambiamenti intorno a voi. Vedo donne etichettate come streghe che vengono bruciate sul rogo. Sì, erano dee, erano guaritrici della terra, portavano speranza e amore attraverso la medicina naturale. Le etichette affibbiate loro non hanno cambiato ciò che erano o sono. Non lasciate che il mondo vi etichetti come qualcosa di diverso dalla luce. I più oscuri sanno che il loro tempo è scaduto. La luce chiama, chiama. Sentite il suono musicale della luce nella luce? Lo sentite nelle vostre ossa? È un momento meraviglioso per essere vivi. State sperimentando la rottura e la ricucitura. Siete abbastanza forti per questo. Sono così orgogliosa di voi, figli miei, mia stirpe di luce. Sono vostra Madre Maria. Altri parleranno. Forse voi sarete uno di loro. I vostri ruoli sono sempre più disponibili e quando sarà il momento giusto conoscerete la vostra chiamata e sarà una chiamata di gioia. Sarà gioiosamente allineata al vostro vero sé, alla vostra vera natura. Sono vostra Madre Maria. Vi sto inviando in questo momento codici di luce, cristalli rosa e raggi di plasma. Permettetegli di ricucire i pezzi strappati di voi. La luce ripara tutte le cose, perché la luce è completa, vera e completa nella sua natura, che è amore. L'amore guarisce ogni sorta di cose. L'amore è ciò di cui questo regno ha disperatamente bisogno. Ed è per questo che sono così felice che siate qui. Mostrate al mondo l'amore. Se non lo trovate in voi stessi, trovatelo in me. Sono con voi,
e vi copro sempre di amore e di luce. Siete circondati da esseri amorevoli in ogni momento. Sappiate questo, sentitelo, deliziatevi di questo. Il vostro mondo continuerà a cambiare e a tremare, e poi arriverà la luce. Sto mostrando a questa un grande lampo di luce amorevole che è denso, come il vostro sciroppo d'acero, denso in modo da ricoprire tutte le parti e i pezzi in cui è necessario l'amore, che è ovunque. E per molti versi la luce è già qui. Per coloro che sono in grado di assorbire i codici, lo sapranno e ne saranno estasiati. E poiché questa luce e questa energia sono già qui, non aspettate nulla, figli. Cosa stareste aspettando quando la luce è qui ed è dentro di voi, con i codici che vi attraversano con amore e speranza? Sappiate che è fatto, che sarà fatto ed è già fatto. La luce è qui e siete voi. Sono vostra madre Maria. Quando ero incarnata come Maria, i tempi erano diversi. Alcune cose erano più oscure allora di quanto non lo siano adesso, eppure segni più evidenti di oscurità sono diventati visibili nel vostro tempo attuale. Ad ogni modo, abbiamo portato avanti la luce all'interno delle nostre comunità, seppur sparse. Abbiamo sentito lo spirito comunitario della sorgente, quando eravamo tutti soli e quando tutti si sentivano persi e sapevano che quando ci siamo collegati al grande Io Sono eravamo insieme. Molti di voi si sentono così isolati ed è ora di smettere di sentirsi così. Avete la capacità di connettervi, la telepatia è sempre più in linea. Inviate amore a qualcuno e lo sentirà. Sarà una grande gioia quando la telepatia sarà completamente in linea. L'abbiamo avuta nella nostra comunità essena e come seguaci della via. Era un grande conforto. Eravamo in grado di viaggiare in astrale e di bilocarci intenzionalmente, il che era di grande conforto e abilità. Queste abilità vi saranno restituite. Sono già presenti, ma sono state sepolte e con il caos e lo stress del mondo moderno, con livelli di cortisolo così alti, è una grande sfida trovare i doni. I doni stanno venendo in primo piano ora, il che vi impedirà di essere meno di quello per cui siete state creati. Siete esseri creatori, frattali e progenie della sorgente. Siete amore, siete luce, siete pura energia creatrice che vive un'esperienza incarnata. Per questo motivo vi sentite piccoli, ma non lo siete. Siete tutt'altro che piccoli. Questo è ciò che desiderano che voi crediate e vi comportiate di conseguenza. E questa non volerà più, come dite voi, perché sarete voi a ricordare e a volare nel vostro potenziale più alto e vero. È per questo motivo che dico che è un momento meraviglioso per essere vivi. Non sminuisco le vostre prove e le sofferenze del mondo. Le sofferenze del mondo si sono verificate per molto tempo a causa del furto e dell'abuso di potere, di cui non parleremo. Sappiate solo che la sorgente creatrice vi sta inviando enormi quantità di luce e di amore, e anche noi tutti, anche noi lo facciamo. Vi amiamo immensamente, siete magnifici esseri di luce, non potrei essere più orgogliosa dei miei amati figli. Mi mostra dei grani di preghiera fatti di cristalli blu e bianchi in un lungo cerchio, li stringe nelle mie mani. Prendeteli, tutti voi che leggete. Sono il mio dono per voi. Indossateli intorno al vostro cuore.
sentite il mio amore. Sono la vostra amica e amata madre, Maria. Siate in pace, perché i tempi che ci attendono richiederanno grande pace e forza. E in mezzo a tutto questo sappiate che non camminate mai da soli, che siete sempre circondati da molti esseri di luce e sappiate che vi amo infinitamente. Vedo bellissime cime montuose ricoperte di neve, fiumi cristallini, oceani blu e un sole al plasma. La nuova terra vi aspetta, amati. Le energie della nuova terra sono tutte intorno a voi. Le respiro nel vostro spazio del cuore ora. Siete pronti. Vi amo. Sono vostra madre Maria. Galaxy Girl. Traduzione voce Marina.